Buongiorno a tutti. Mi occuperò dell'ostracismo degli studenti da Pisa come un caso di ostracismo in anticipo. Pisa, in questa storia di cacciata di studenti ebrei o di persecuzione di studenti ebrei, italiani e stranieri nelle università, figura come un terreno di prova. È in qualche modo un caso di cacciata in anticipo. Prova generale di una successiva e più ampia amputazione della comunità accademica. Questo volto, questa parte della medaglia della persecuzione nelle università che riguarda gli studenti è entrata un po' nel discorso della ricerca più tardi. Gli studenti sono una realtà fluida, magmatica e dunque anche le fonti sulle quali studiare i loro destini sono più fuggevoli, sono più volatili. Dunque, prenderei le mosse da Giovanni Gentile, perché questo di cui stiamo parlando è prima di tutto il fallimento di un progetto di politica culturale. Artefice di questo progetto di politica culturale fu Giovanni Gentile, che da ministro della pubblica istruzione avviò con la legge del 30 settembre 1923, una riforma generale della scuola e dell'università, ma anche con l'articolo 54, un progetto di vera e propria internazionalizzazione delle università italiane. Agiva su di lui il mito medievale dell'universitas, in cui convergono le nazioni studentesche di tutto il mondo. Un background che, lo ricordo, aveva visto convergere nei secoli medievali a Bologna qualcosa come 10.000 studenti. Naturalmente questo mito dell'università medievale aperta e cosmopolita veniva rideclinato da Gentile con una nuova visione. Una visione italocentrica, indifferente agli obiettivi di collaborazione intellettuale e scientifica, ma soprattutto finalizzata a far conoscere l'Italia fascista all'estero, a porre l'Italia fascista come modello apprezzato e autorevole nell'Europa del Novecento. Cosa di meglio dunque che attirare delle élite nel nostro paese come studenti, élite che sarebbero poi diventate élite dirigenti, professionali e politiche nei loro paesi d'origine. Dunque non una generica esterofilia ispira questa legge di Giovanni Gentile, che nel suo articolo 54 dispensava inizialmente gli studenti stranieri dal pagamento totale delle tasse universitarie. Nel 1926 questa misura venne parzialmente ridimensionata, le tasse universitarie dovute dagli studenti stranieri vennero comunque ridotte a metà, il che comportava una grande attrattiva per le università italiane su quello che adesso chiameremmo il mercato universitario internazionale dei saperi. Il risultato di questa politica culturale che Gentile perseguì con intelligenza, con lucidità, non dimentichiamo che anche di persona si interessò alla costruzione a Parigi della Cité Universitaire, cioè di quell'ambizioso progetto cosmopolita di convergenza dei saperi che ancora oggi costituisce un modello nella capitale francese. Ecco, dicevo, Giovanni Gentile ottiene inizialmente un strepitoso successo. Gli studenti stranieri in Italia, nella metà degli anni 20, sono rappresentati in questo specchietto e i numeri sono probabilmente approssimati per difetto, perché il censimento le statistiche della divisione superiore dell'università sono molto artigianali. E dunque questi 2.344 studenti stranieri che si distribuiscono nelle diverse università italiane potrebbero essere anche molti di più. Vorrei a questo punto citare Gramsci nei suoi Quaderni dal carcere, in uno degli appunti sugli intellettuali e l'organizzazione della cultura. Gramsci si poneva come obiettivo di studiare proprio questi flussi di immigrazione intellettuale. Immigrazione, scrive,
per vedere l'Italia o come territorio museo della storia passata, che è stata permanente e dura ancora, o per prendere contatto con la cultura italiana di oggi. Ecco, dunque, questi che vengono in Italia, in realtà solo in piccola misura, sono interessati all'Italia territorio museo, ma in gran parte sono attratti proprio dalle misure di favore economico di cui dicevo poc'anzi. Ecco la distribuzione negli Atenei, rappresentata in questo grafico, e la mappa delle provenienze, una mappa anche qui molto approssimativa, perché in realtà le statistiche dell'epoca raggruppano per macro aree gli studenti. Per esempio, la macro area dell'Unione Sovietica, della Polonia e dei Paesi Baltici, con 423 studenti, non ci permette di articolare meglio la distribuzione, ad esempio nella presenza polacca senz'altro prevalente, in quella lituana e lettone pure importante. Di certo la mappa delle provenienze che si disegna a partire da quella legge di favore, di aiuto agli studenti stranieri, vede due fenomeni interessanti: un flusso migratorio di ritorno di figli di emigrati italiani all'estero, sono queste frecce che vengono dal continente americano, il Nord America e il Sud America, e una imponente emigrazione intellettuale che ha la propria base di partenza nell'Europa centro-orientale. Ecco, in tutte le università si reagì a questo afflusso di studenti stranieri mostrando grande interesse per il fenomeno. Il Campano, ad esempio, nel 1930, nel suo numero 8, pubblicando la relazione del segretario politico Giuseppe Frediani del GUF di Pisa, osserva: il problema degli studenti stranieri non fu affatto da noi trascurato, con la costituzione di un ufficio che oggi raccoglie la quasi totalità di essi. Si cercò di far trovare in Pisa un'ospitalità che non facesse loro rimpiangere la patria lontana. Ci interessammo inoltre di far conoscere ad essi la realtà e la bontà delle istituzioni fasciste e nello stesso tempo di far conoscere da parte nostra la loro terra attraverso le loro piacevoli esposizioni. Chi scrive è Giuseppe Frediani, un fascista della prima ora che avrebbe avuto un corso sonoro rapidissimo nelle gerarchie del fascismo, diventando uno dei più giovani federali a 28 anni a Pavia, poi in Friuli e poi commissario dell'occupazione di Mentone in Nizza. Dunque, ospitalità. In tutte le università si creano infatti in seno al GUF dei gruppi stranieri che permettono agli studenti stranieri iscritti di avere contatto con le istituzioni fasciste, di godere dei benefici che l'appartenenza al GUF offre a tutti i suoi iscritti, cioè la frequenza alle mense, la partecipazione alle iniziative di viaggio e di studio, l'acquisto a prezzo di favore delle dispense universitarie e così via. Ecco, un'accoglienza vede molti degli studenti stranieri partecipare alle attività sportive e che è rappresentata in questo grafico. Come voi vedete, la presenza degli studenti stranieri all'Università di Pisa, partita lentamente alla fine degli anni 20, conosce un costante incremento e un picco intorno al 1937-38, da cui inizia una caduta quasi verticale che ci segnala la cacciata di questi studenti. È interessante vedere la presenza femminile all'interno di questa popolazione studentesca straniera, una presenza percentualmente più elevata che non nella componente femminile della popolazione studentesca italiana. Ecco, dicevo che quello di cui parliamo è il fallimento di un progetto di politica culturale avviato da Giovanni Gentile. Su questo progetto si abbatte come una scure un problema di ordine pubblico e un problema economico. Ordine pubblico, il Ministero degli Interni, le prefetture
cominciano a rilevare la preoccupante presenza di di studenti stranieri che vengono dall'est Europa e dunque possono essere una cinghia di trasmissione del pericoloso contagio bolscevico. Dall'altra parte un problema economico. Gli studenti che giungono in Italia non sono un'elite europea che viene a formarsi in Italia per tornare poi nei paesi d'origine, ad esercitare una benefica influenza, ad essere portatori effettivi di questo progetto che potremmo dire alla francese di rayonnement, cioè di irradiamento della cultura italiana e fascista. In realtà quelli che vengono in Italia sono attratti dai benefici economici, sono studenti in forte disagio economico, hanno difficoltà a tornare nei loro paesi e tendono a fermarsi in Italia. Di qui, da queste ragioni, insieme politiche ed economiche, una preoccupazione che diventa un elemento concreto quando Giuseppe Bottai diventa ministro dell'Educazione Nazionale. Bottai era già stato docente di diritto corporativo a Pisa, aveva creato e animato a Pisa la scuola di scienze corporative, era fondatore sempre a Pisa del collegio Mussolini e si era poi trasferito come docente all'Università di Roma nel 1934-35. Proprio in quell'anno il rettore gli rivolse un saluto affettuoso, lo leggiamo nell'annuario del 36-37, non dubitiamo che Sua Eccellenza, intendendo Bottai, da ministro continuerà ad avere per il nostro Ateneo quell'affetto che seppe in ogni occasione mostrargli da professore. E qui vorrei aprire una parentesi su Bottai, sulla quale, figura sulla quale già abbiamo avuto alcuni approfondimenti. Bottai, rappresentato dalla storiografia a lungo come un fascista critico che tentava di portare intelligenza nel fascismo e liberalizzazione nel regime, fu in realtà il battistrada, l'interprete impaziente, l'esecutore zelante e oltranzista dell'antisemitismo nel mondo della scuola. Direi che non c'è ambiguità in questa sua traiettoria, ma una logica conseguenziaria. Alcuni dei suoi biografi parlano di Bottai come di un personaggio tradito dal suo desiderio di efficienza. Beh, certo, Bottai è uno tra i più giovani gerarchi del regime, ha una carriera travolgente nelle gerarchie del PNF e manifesta sin dall'inizio una pragmatica, la tensione per un modello di efficienza decisionale e realizzatrice che talvolta viene da lui manifestata come rivoluzionaria, uno slancio ambiziosamente rivoluzionario. Quando presenta in diverse occasioni pubbliche la Carta della Scuola, un'ambiziosa riforma della scuola che poi non entrò in vigore per l'avvento della guerra, scriveva, chi vuole riformare la scuola in un punto deve riformarla tutta, nel suo spirito, nel suo stile, nel suo costume e non solo in quella o in quest'altra struttura. Dunque l'università a cui pensa Bottai è un'università posta al culmine di una scuola selettiva chiamata ad assolvere, come scrive, una funzione politica e sociale nell'unità della nazione, nell'unità dello Stato, in rapporto con la famiglia, la corporazione, il partito. Ecco, è interessante che con circolare riservata urgente del 19 gennaio 1938 Bottai, diventato ministro, rivolga ai rettori del Regno una richiesta che appunto anticipa il futuro censimento degli ebrei. Il 19 gennaio non c'è alcuna copertura legale a questa operazione avviata da Bottai e è ancora una volta un censimento quello che chiede il ministro a tutte le università. Censimento di cui
molto, in modo interessante, abbiamo sentito discutere poc'anzi, è per sua struttura uno strumento positivista, intrinsecamente positivista. Censire per contare, per conoscere. Dunque questa è la traiettoria di una razionalità che porta nel mondo della scuola appunto la ricerca, il conoscere. Una razionalità però perversa, perché questo conoscere serve poi a separare, a distinguere e in ultima analisi ad espellere. Questo è lo specchietto che al Ministero dell'Educazione Nazionale raccoglie le risposte dei rettori di tutta l'Italia e che vede segnalare tra gli iscritti stranieri di religione ebraica le università da loro più frequentate, in particolar modo Bologna con 492 unità e Pisa con 290 unità. Come hanno potuto queste università contare i loro studenti stranieri? Beh, guardando i documenti di laurea e soprattutto i documenti di battesimo, dove anziché un rito cattolico viene segnalato un rito ebraico. Precedentemente non esisteva nella documentazione universitaria una domanda allo studente che stava per iscriversi volta a identificarne la religione. È solo facendo riferimento dunque a questi atti di nascita che i rettori di tutte le università riescono a rispondere alla richiesta. Ecco dunque che Bottai, già agli inizi del 1938, ha impostato con un anticipo almeno di 6-8 mesi quella che sarebbe diventata una linea di intervento legislativo nell'autunno del 1938. Ma ancora a Bottai si deve una circolare ancora precedente che il 29 novembre del 1937 imponeva ai rettori la osservanza rigorosa di una particolare modalità richiesta per l'iscrizione all'università. Dai tempi del ministro Ercole in poi era stata chiesta per l'iscrizione all'università non tanto un invio dei documenti direttamente dall'estero alle università, sia pure con tutte le traduzioni giurate, apostillate, previste dalla legge, ma piuttosto un passaggio attraverso il Ministero degli Esteri che con le rispettive ambasciate dei paesi di provenienza degli studenti doveva introdurre nella documentazione un parere politico. In molte università questa novità procedurale era stata accolta, a Pisa no. Perché? Beh, Pisa aveva un trend di iscrizione di lento ma modesto incremento e nella logica di quel progetto culturale far arrivare stranieri entrava anche una considerazione di tipo economico. Molti stranieri, sia pure con la dispensa del pagamento di metà delle tasse, significavano un bilancio in entrata favorevole. Già Pavan e nel loro studio hanno identificato dei facilitatori, dei mediatori che aiutarono Pisa ad attrarre studenti stranieri. Pellini e Pavan, scusate, mi dimenticavo la prima autrice. Ecco, nelle carte del rettore da Chiardi si trovano infatti le tracce di un rapporto con un dottor Leopold Weintraub di Leopoli, che divenne probabilmente uno dei punti nodali di quella catena migratoria che portò a Pisa molti studenti, soprattutto polacchi, soprattutto nel periodo precedente all'impennata delle iscrizioni che si verificano in tutta Italia nel 35-36 con una punta massima nel 37-38. Nei dossier degli studenti si affaccia anche un altro nome, il nome di un capo stranieri, un tal dottor Wolf Feigeles di Lublino. Nei database lo troviamo ancora nel 1940, segnalato nel ghetto di Lublino, che assumeva probabilmente una funzione di facilitatore nelle procedure burocratiche per le iscrizioni.
L'assenza però del parere politico espresso dall'ambasciata d'Italia costituisce un problema ed è proprio Giuseppe Bottai che impone al rettore di riconsiderare tutte le iscrizioni avvenute nel 1937, nell'autunno del 1937, alla luce della mancanza di questo possibile parere politico. E inizia dunque un carteggio tra il rettore da Chiardi e il Ministero dell'Educazione Nazionale che porterà all'individuazione di un certo numero di iscrizioni irregolari. Chi sono questi studenti che sono stati iscritti irregolarmente? Il loro numero è difficile da quantificare con piena esattezza, ma probabilmente a trovarsi in questa situazione furono 208 studenti iscritti a Pisa. Dalle località nelle quali che sono citate nei loro documenti di iscrizione vediamo che il bacino, l'area dalla quale provengono, è un'area abbastanza compatta che si estende nella Polonia, nella Lituania e in talune parti dell'Unione Sovietica, Kiev, Leopoli, Cracovia, Varsavia, Vilnius, ma poi tutta una serie di centri minori sono i luoghi di partenza di questi studenti. Quando arrivano godono di una rete di appoggio organizzativa che consente loro di trovare rapidamente una base di riferimento e in questa cartina del 1935 di Pisa ho cercato di visualizzare i loro alloggi. In realtà non si riesce perché i marker dovrebbero essere molto più affollati, coprirebbero completamente la leggibilità della pianta, ma certo in Borgo Stretto, in via della Fagiola, in via Sant'Andrea, in via Santa Maria, in via Santa Caterina si affollano questi studenti che danno spesso come indicazione del loro alloggio lo stesso numero civico e dunque possiamo pensarli pigionanti presso una serie di famiglie pisane che hanno un cospicuo beneficio da questo loro essere pensionati, sia pure in modo informale. Per esempio in via Castelletto c'è una pensione Ferrigno dove si raccolgono almeno 7-8 studenti diversi, sono polacchi, vengono da diverse parti, probabilmente fanno cucina assieme, studiano assieme, dormono in stanze condividendo servizi e tutto quanto. La loro provenienza è principalmente dalla Polonia, sono 119 nel 1936-37, 213 nel 1937-38. Ci sono una decina di lituani, qualche rumeno. Si iscrivono regolarmente, per lo più rispecchiando, ecco, questo è un prospetto generale dell'andamento delle iscrizioni. L'andamento delle iscrizioni in Italia e questo è il panorama generale delle iscrizioni nel 37-38. Se noi confrontiamo la presenza degli stranieri in generale, degli studenti ebrei stranieri, vediamo che in talune sedi, a Bologna per esempio, a Pisa, ma un po' in tutte, costituiscono il grosso degli studenti. Chi sono? Nei dossier studenti che abbiamo esaminato insieme con il professor Emdin e con Battini, il ventaglio delle professioni paterne non è sempre indicato. Almeno un quinto dei moduli sono privi dell'indicazione, ma i dati che noi possiamo trarre ci restituiscono in questi studenti l'estrazione professionale tipica di tutte le comunità ebraiche europee, e cioè anzitutto la prevalenza delle attività legate al commercio, che coprono quasi la metà del totale delle professioni paterne di questi studenti, e le professioni intellettuali, che coprono quasi il 40%. Professioni intellettuali in ambito sanitario, i padri sono medici, dentisti, veterinari, farmacisti, molti sono gli ingegneri, molti coloro che si occupano di insegnamento.
Naturalmente in queste professioni paterne noi troviamo talvolta diciture desuete e fantasiose dovute a una traduzione largamente manchevole. Le scelte curricolari sono per lo più, per il 75%, studenti che si iscrivono a medicina. Un 17% riguarda gli iscritti al corso di avviamento all'ingegneria, che era all'epoca presso la facoltà di scienze. Minori le iscrizioni ad agraria, a medicina veterinaria, a chimica e una iscrizione femminile alla scuola di ostetricia. Molti sono i legami anche parentali. Gli studenti che vengono a Pisa hanno avuto fratelli, cugini, parenti, concittadini che hanno già studiato a Pisa negli anni precedenti. La vessazione burocratico-amministrativa di cui sono oggetto è straordinariamente paradigmatica. Ciascuno di loro viene avvisato dalla segreteria che la sua iscrizione è stata riconosciuta irregolare e come tale dovrà essere annullata. È un'iscrizione che in realtà è stata a tutti gli effetti accettata dall'Ateneo nel 1937. Abbiamo nei documenti degli studenti la ratifica dei consigli di facoltà. Ma ecco che questa iscrizione viene rimessa in discussione a molti mesi di distanza, dopo che tutti questi studenti hanno almeno corrisposto le tasse, la prima rata di tasse che è stata regolarmente versata, dopo che questi hanno frequentato corsi e dopo che hanno già sostenuto degli esami. È interessante il fatto che gioca nella loro sorte il fattore tempo. C'è un andirivieni in questa corrispondenza di informazioni elusive, reticenti, lacunose, in un lasso di tempo estremamente prolungato, tanto che moltissimi decidono di rinunciare. Ed è questo una sorta di ricatto dell'amministrazione. Per iscriversi altrove, in altri paesi europei o in altre sedi, occorrono documenti che sono stati depositati presso la segreteria pisana. Dunque è necessario che rapidamente la segreteria pisana decida la sorte di questi studenti e rispedisca loro i documenti. Per avere i documenti bisogna tuttavia pagare 12 lire e 50 centesimi. La restituzione dei documenti e dei certificati degli esami avviene lentissimamente e moltissimi appunto rinunciano ad iscriversi di nuovo, anche se potrebbero protestare. Almeno una quarantina di studenti rilasciano delle dichiarazioni in cui si legge che il sottoscritto non desidera sia dato ulteriore corso alla sua domanda. È la risposta al ricatto: per avere i documenti bisogna fare atto di rinuncia. Solo con l'atto di rinuncia la segreteria provvederà a rispedirli. Ecco, le storie sono molte. È forse interessante vedere a distanza di tempo il loro destino. Un destino che è difficile da ricostruire. Sappiamo, ad esempio, che Cotinel Rubin, iscritto a medicina e chirurgia, è stato deportato e ha ucciso a Mauthausen. Sappiamo che Michael Lieberman, eppure è stato ucciso dai tedeschi nel 1943. Ezekiel Meyer Rosenblatt, scrive la sua mamma da Parigi nel 1959, è stato arrestato e deportato dai tedeschi e ucciso ad Auschwitz nel 1943. Altri ce la fanno, sopravvivono e si fanno vivi a distanza di tempo dopo la guerra per chiedere o di essere riscritti all'università. In questo caso la segreteria, con precisione inesorabile, chiede il pagamento delle tasse di tutti gli anni intercorsi tra l'ultima iscrizione e l'iscrizione nuova, per esempio. La chiede a Julius Mamber, che non ha potuto iscriversi tra il 1938 e il 45 perché, come dice con molto ossequio, era inquadrato nell'ottava armata alleata e stava risalendo la penisola. Ma molti altri si fanno vivi, almeno una ventina, chiedendo documenti, e inesorabile la segreteria chiede loro esosi diritti di segreteria, né minimamente procede a un atteggiamento di maggiore empatia. Ecco, chiudo dicendo che questa storia, come molte altre, dimostra come
una razionalità perversa governa la burocrazia, facendo sì che piccole decisioni insignificanti, cumulandosi, possano produrre effetti drammatici, talvolta esiziali. Grazie.